Ehi, ragazzi, sono sempre io, il vostro Dicore25 qui per un nuovo video, appassionante video, l'episodio 6 di Mass Effect. Siamo qui insieme al capitano John Shepard, Tali Zora Narnaria e Kaiden Alenko. Allora, vediamo, la squadra mi sa che l'ho migliorata l'altra volta. Sì. Quindi, su consiglio del buon Anto, miglioro le armi. Mi ha consigliato di usare più volte la pistola. E questa è la pistola, non lo so io. No, un fucile d'assalto, fucile, pistola, eccola. Vediamo entrando dentro cosa posso farci. Non so come si migliori. Aspettate, ci vuole un po' di tempo magari. Potenziamenti, ecco. Canna potenziata. Canna potenziata 2, spara proiettili più grandi che aumentano il danno inflitto. Mirini ottici, mettiamoci questa allora. Poi, sempre riguardo ai colpi, sono più comprimibili. Mettiamo colpi chimici. Comunque ho migliorato per ora la pistola, poi magari adesso voglio prima vedere dove andare. Ho letto dal diario, guardiamo che dice. Torno all'ufficio di Fist nell'antro di Ciora per raccogliere qualche informazione sulla corruzione. Quindi dobbiamo andare nell'antro di Ciora. Vediamo se c'è un teletrasporto rapido. No, qua non c'è. Quanto spazio inutilizzato. Sì, va bene. Incrociarsi. Allora, apriamo la mappa e ci dirigiamo verso gli agglomerati. Poi se troviamo un teletrasporto per strada, meglio. Bene. Come avete visto l'ultimo episodio, abbiamo agglomerato tra di noi la nostra Tali, come cavolo si chiama. No, Un lab di qua non si può istruzione passare. spaziale. Chissà quante risorse sprecano per mantenerlo. Ok, scendiamo di qua. C'è un teletrasporto qui. Eccolo, Chiedo scusa, però un non so sacrosanto se ne posso teletrasporto. approfittare un attimo. Chi è? Chi mi chiedeva aiuto? Non era lei, era un maschio che mi chiedeva aiuto. Comandante Shepard, il mio nome è Samesh Bhatia. Scusi l'intrusione, ma lei è la mia ultima speranza. Non è un problema. Vediamo cosa Cosa posso dice, fare per lei? ragazzi. Mia moglie era un marine. Faceva parte dell'unità 212 su Eden Prime. L'unità 212. Ma non era quella di Ashley. Forse le farebbe piacere incontrare il signor Batia. Ho chiesto che il corpo di mia moglie mi venga restituito per la cremazione, ma i militari hanno fatto orecchie da mercante. Posso mettere una buona parola con l'ambasciata per velocizzare le cose? L'uomo che si occupa del mio caso è il signor Bosker. L'ultima volta che l'ho visto si trovava in quel bar di lusso laggiù. Grazie per il suo tempo. Voglio soltanto dare a mia moglie il funerale e il rispetto che merita. Giustamente anche. Quindi, in quel bar laggiù dove? Scopri perché. Nella serata dell'ambasciata del Presidium, ok. Benvenuti al terminale No, non mi turistico 1 del interessa. Presidium. Ci sono molti luoghi interessanti da Sì, ma visitare, non volevo come le cliccare su di ambasciate te. della cittadella e il quartier generale dell'SSC. All'estremità di questo livello potete vedere la torre della cittadella, dove il consiglio si riunisce regolarmente per discutere Sì, questioni di chiudi, dai. È rilevanza interstellare. troppo pesa. Arrivederci. Arrivederci e grazie per aver usato Avina. Dove c'era scritto? Era al salotto, nel salotto dell'ambasciata al presidio. Salotto dell'ambasciata, andiamo. Vediamo se riusciamo a raggiungere la meta. Località del presidium. Salotto dell'ambasciata dov'è? Andiamo a un quartiere finanziario, magari qua.
Salotto dell'ambasciata. Allora, vediamo cosa dice. Allora, qui siamo al presidio. Dove sarà questo salotto dell'ambasciata? Vediamo. Ah, salotto dell'ambasciata è qua. Raggiungiamolo in niente, ragazzi. Corriamo, dai. L'unica cosa che mi dà fastidio è che o sono io stupido o non riesco a far correre il mio personaggio. Vedete, più di così non va. Poi magari sono io che non so farlo correre, è molto probabile. Però a me non corre, vedete. Magari è in questa zona che non so, la biondina lì. I miei compagni qui vivono in corno dietro. Andiamo alla salotto dell'ambasciata. Così facciamo anche qualche missione secondaria, perché ho sentito che sono importanti. Sempre i consigli del buon Anto, che è un grandissimo estimatore, anzi un appassionatissimo di questo gioco. Cioè praticamente me ne ha sempre parlato bene, quindi adesso io ho deciso di provarlo insieme a voi. E insieme a voi sto provando le emozioni di questo fantastico gioco, questa trilogia, che spero di potervi regalare per intero. No, non voglio fare le armi. Vediamo, si può entrare di qua, se no diventa bellissimo questo alieno. Qua due tipi che ci provano. Siamo vicini, vediamo se si può entrare da qua. Ma di qua non si può entrare. Dovevo entrare da di là allora. Ho fatto un fail, ragazzi. Perché di là secondo me c'è cioè, qua ci sono due poltroncine. Comunque veramente, cioè, come dicevo negli altri episodi, al colpo d'occhio è tutta l'ambientazione fatta in modo egregio, veramente. I personaggi che camminano, magari anche inutili, perché comunque poi non ci fai niente con questi personaggi, però sono carini da vedersi. Qua dove eravamo prima, se non sbaglio. Secondo me abbiamo fatto talmente un fail che siamo... ci siamo allontanati per niente. Vediamo se stiamo andando nella direzione giusta. L'unica cosa che rimprovera un po' il gioco dovrebbe avere un tasto veloce per raggiungere la mappa. Secondo me sarebbe più carina, perché aprire sempre mappa è un po' fastidiosa. No, devo andare dritto. Non devo girare di qua. Ok. Chi è che devo parlare? Sarà questo, sono. Accidenti, sei il comandante Shepard. Le tue attività sono diventate famose tra le corporazioni diplomatiche. Cosa posso fare per te? Un uomo chiamato Samesh Bhatia sta avendo qualche problema per riavere il corpo di sua moglie. Ah, Bhatia. Un buon uomo in una posizione di comprensibile frustrazione. Avrei voluto aiutarlo. Aiutalo, no? Il tecnico addetto alla manutenzione, Mirali Bhatia, è morto su Eden Prime, come ti avrà sicuramente detto il signor Bhatia. Le ferite riportate non sembrano causate da alcun tipo di arma a noi conosciuto. Ecco perché abbiamo trattenuto il corpo. Pensi che il suo cadavere sia pericoloso o contaminato? No, comandante. Mirali Bhatia non è pericolosa. Di fatto il suo cadavere è un elemento prezioso per l'Alleanza. I test che stiamo conducendo potrebbero aiutarci a difenderci più efficacemente dagli attacchi dei Geth. Con tutto il rispetto, il tecnico addetto alla manutenzione Bhatia potrebbe salvare più vite ora di quanto abbia fatto quando era in vita. Devo vedere come rispondere. Riferirò tutto al signor Bhatia. Forse lo aiuterà a farsi una ragione di quanto è accaduto. Ah, sì. Grazie, lo apprezzo. Hai altre domande? Cioè, se alla fine il corpo lo devono tenere, non ci posso fare niente, signor Bhatia. Adesso glielo vengo a riferire. Era qua, cioè alla fine era qua. Fanno un giro della... il piffero. Per niente. No, qua che schifo. Quella specie di insetto, usciamo. Ok. Di là. Andiamo a riferire al signor Bhatia. Bhatia. Che il corpo della moglie non può riceverlo. Mi dispiace, ma... causa di forza maggiore. Eccolo. Vediamo come la prenderà. È bella anche questa cosa della potersi interfacciare. Io potevo anche pretendere il corpo, come avete potuto vedere. Oppure ribellarmi. Salve, comandante. Ha fatto dei progressi con il signor Bosker. Mi restituirà il cadavere di mia moglie.
Non è una cosa semplice come speravo. I militari hanno bisogno del corpo di sua moglie per degli importanti esami. Esami? Trattengono il corpo di mia moglie per fare degli esami? Sì. Mia moglie ha servito con fedeltà l'alleanza. Ha dato la sua vita per l'umanità e viene ripagata così. Ma quello mi sa che non posso sceglierne. Tutto questo è inaccettabile. Le farò sapere che cosa posso fare. Io cerco di rispondere sempre in modo diplomatico, ma alla fine... Cioè... Salve, comandante. Ha fatto dei progressi con il signor Bosker. Mi restituirà il cadavere... Ah, ok, di... la stessa cosa di prima, dicevo. Non ancora. Tornerò quando avrò qualcosa da dirle. Grazie. Quindi, cioè, praticamente è un circolo vizioso. Io dovrei andare di nuovo da Bosco lì e cercare di ottenere... il corpo, però secondo me è una cosa inutile. Vabbè, vediamo, dai. Devo andare nell'ufficio di Fist nell'altro di Ciora. Ok, centro di trasporto qui. Stavolta possiamo andare. Prima siamo stati bloccati da questo signore che giustamente voleva sapere del corpo di sua moglie. Adesso possiamo andare all'antro di Ciora. Località degli agglomerati. Antro di Ciora, andiamo nell'ufficio di Fist per indagare. Riguardo alla giapponesina lì che ho liquidato lo scorso episodio celermente perché non avevo voglia di ascoltarla, ma mi ha detto Anto che in un messaggio privato mi ha detto che era importante che io invece gli dessi ascolto. Vabbè, fa niente. Dov'è l'ufficio di Fist? Eccolo qua. Ok, mettiamo il segnalino. Quindi adesso facciamo la strada per arrivare all'ufficio di Fist. Ho notato che sarà questa fase di gameplay, ma da due episodi circa, forse anche tre. Ecco le gnocche. Tali subito è sobbalzata, quindi forse è un lesbo. No, scherzo. Comunque, da qualche episodio a questa parte ho notato che la trama si è un po' infittita, ma le parti di gameplay sono molto più rade. Più di rado, cioè nel senso... Ecco adesso come devo andare, che è bloccata la serratura. Ah no, no, non è bloccato, sembrava. Ah, questo è lo stesso percorso che abbiamo fatto l'altra volta. Me lo ricordo, l'ufficio di Fist, dove ho ucciso il tipo là, vediamo. Poi una storia di eroe che saltava. Cosa devo prendere questa? Disco di memorizzazione. Allora ragazzi, fatemi vedere se ho soddisfatto quello che devo fare. Sì, perché credo di averlo fatto, di aver soddisfatto la nostra amica, però c'è qua una cassaforte a muro. Adesso proverò a farla. Anto mi diceva che lui salvava e riconnetteva ogni volta finché non ci riusciva. Io giustamente se gioco con voi non è che posso permettermi di fare una cosa così. Ci provo. Viola utilizzando 25 di Omnigel. Ok, prendo tutto. Ho violato la serratura con l'Omnigel, quindi alla fine avere l'Omnigel serve molto, ragazzi. Da quello che ho visto, perché non so se sia solo questa di serratura o tutte le altre, ma questa serratura mi è stata possibile aprirla con l'Omnigel. È stata una cosa utile invece che fare quei miliardi di tentativi e sbagliarlo definitivamente, perché poi io non ci riesco, no. Io non volevo mettere la segnalina sulla mappa. Ok, abbiamo tolto i segnalini, adesso andiamo via. Sinceramente secondo me devo ritrovare la cinesina e le informazioni. Sicuro, perché non vedo nessun aggiornamento, nessuna cosa. Usciamo da questo antro di Ciora, dagli agglomerati. Comunque comincio ad ambientarmi nell'atmosfera qui, cioè più che nell'atmosfera proprio del gioco, mi ambiento anche nell'atmosfera dei vari posti, l'antro di Ciora, quelle cose lì. Ok, usciamo, vediamo dove posso andare. Sì, usciamo, di qua si esce. Qua ci sono dei negozi. Salve, benvenuto al celebre negozio di Morlan. Cerchi articoli di ottima qualità, vero? Vediamo cosa vende. Fammi vedere cos'hai. Oh, penso che ne sarai soddisfatto. Ho davvero dell'ottima merce, vedrai.
Vediamo gli oggetti, ragazzi. Corazza pesante. Fucile d'assalto. Beh, io adesso non è che me ne intendo molto, quindi aspetto a comprare le cose. Non voglio fare acquisti insensati, quindi aspetterò un po'. Magari sempre consigli di Bonanto, se mi dice quali sono le armi migliori o cosa devo comprarmi, io aspetto volentieri un consiglio. Ok, qua c'è da andare a parlare con Emily Wong. Però qua c'è di uno che mi chiamava. Sei il comandante Shepard, l'eroe di Eden Prime. Per me è un vero onore incontrarti. Piacere. E tu saresti? Sto cazzo. Mi chiamo Conrad. Conrad Werner. Dicono che hai ucciso più di 100 Geth su Eden Prime. Ho trascorso gran parte del tempo a cercare di sopravvivere e aiutare Coroni. Ehi, lo so che sei molto impegnato, ma che ne dici di farmi un autografo? Se gli faccio un autografo a questo piccolo fans. Farei di tutto per i miei fan. Eccolo. Lui, anche lui è un mio fan, vedete ragazzi. Lo apprezzo molto, aspetta che lo veda mia moglie. Spero che si senta il meno possibile il rumore di sottofondo, ma non ci posso fare niente. Ti offrirò da bere. Grazie ancora. Questi lavori incessanti dei miei vicini mi stanno veramente facendo impazzire. Perché poi io mi ritaglio poco tempo alla settimana di registrazioni, ma evidentemente allora non va bene, me lo rovinano. Mi dà fastidio questa cosa. Comunque ragazzi, spero che l'esperienza del video non venga rovinata da questi agenti esterni che fanno rumore. L'ultima puntata so che l'ho ascoltata io, cioè io me la riascolto i miei episodi. So per esperienza, l'ho sentito, che i suoni si sentivano abbastanza, le martellate. Però mi dispiace, più che dirvi che mi dispiace, non posso dirlo. Ma mi è dispiaciuto tanto, ma ho voluto recitare lo stesso perché sennò rimango indietro. Ok, parliamo con Emily Wong. Non voleva aiutarmi, ma ha eliminato Fist. Era di sicuro un pezzo grosso e aveva le mani in pasta dappertutto. Nel suo ufficio ha trovato qualcosa che potrebbe tornarmi utile. Questi DMO potrebbero contenere le informazioni che cerca. Hai documenti di Fist? Questo è persino meglio di quello che speravo. Eh sì. Ecco, comandante, per il suo disturbo. 50 euro, madame. Gente deve conoscere questa storia. Sono felice di essere di aiuto. Io però una volta che tanto vorrei provare l'azzurra e la rossa per vedere cosa succede. Potrebbe esserle utile. Glielo farò sapere immediatamente. Ora, se vuole scusarmi, voglio scoprire cosa contengono questi dischi. Ok. Abbiamo ottenuto altra esperienza. Vediamo cosa dice il nostro diario. Giusto per chiudere. Allora, sei stata vicino a Corona, mi sembrava un tuo stregone. Poi, cittadino ritorna a casa. Fascia intimidazione per convincere gli uomini a ragionare. Ragioni di Bosch. Ah, ecco, parla con il diplomatico. Ah, devo utilizzare la proprietà fascino intimidazione per convincere uno degli due uomini a ragionare. Quindi devo convincere o il marito o l'uomo a ragionare. Adesso però facciamo una cosa. Andiamo in squadra, vediamo se ho abilità. No, non ho abilità da spendere, quindi. Allora direi di andare in inventario e migliorare un po' le armi prima di salutarci, perché l'episodio volge verso la conclusione, perché come dicevo voglio fare episodi più corti dei 30 minuti che facevo tempo fa. Allora, facciamo, miglioriamo il fucile d'assalto di Kaiden Lenko. Ah, si può cambiare. Allora, l'Avenger a 150, 35 Malcolm. Beh, direi di mettere l'Avenger. Ok. Potenziamo l'Avenger con raffreddamento 2. Assorbe dissipa il calore che si genera utilizzando l'arma da fuoco. Mirini perfettamente calibrati con unità precisione. Mettiamo i mirini ottici. Canna potenziata. Danno più 12, velocità. Ok. Bene. Ah, direi di migliorarmi anche la corazza. Si può migliorare. Le cose saranno nella tuta battaglia, possono andare. Va bene ragazzi, direi di staccare così. Usciamo e voglio chiudere così l'episodio, perché comincio a sentire che martellano qui e non voglio regalarvi un finale di video che vi faccia venire mal di testa. Quindi abbiamo, riassumiamo un po', abbiamo fatto
abbiamo aiutato il tipo indiano, credo che sia, che voleva il corpo della moglie, che poi non possiamo ottenerlo e dovremmo usare le nostre doti per convincere uno dei due. Abbiamo aiutato Emily Wong prendendo i dati di Fist e abbiamo fatto dei giri inutili perché eravamo proprio a fianco là. Quindi da Dico alle 25 per questo sesto episodio di Mass Effect è tutto. Lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale. Accetto commenti sotto questo video, sotto quelli di Assassin's Creed, ma anche sotto Banjo-Kazooie che tornerà a breve, proprio tra poco, e metterò qualche video. E ci sarà un grande ritorno, ragazzi, lascio un po' di pathos all'ambiente, ma ci sarà un gran ritorno di un gioco che ha fatto un po' la fortuna di questo canale, però in una versione riadattata, vedrete. Chi vorrà capire rimanga sul mio canale. Comunque, da ricordare tutto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi. Per ora è veramente tutto. Da Tali Doran Snast, Kaiden Alenco e il capitano John Shepard, è tutto, ragazzi. Alla prossima. Good luck, ragazzi. Ciao ciao.